Dopo Casellara ci troviamo a Casa Pecoraro, anche qui questa sera c'è una manifestazione organizzata dal Forum dei Giovani e dagli amici del Tosello La Madonna delle Galline che cercano di far rivivere anche lontano dalla festa, non troppo lontana, perché ricordiamo la festa della Madonna delle Galline, ormai mancano 90 giorni a quella faticata del 28 aprile. Questa sera, oltre all'aspetto culinario con la pasta e patata, qui in Cortile Pecoraro tutto è pronto per balli, canti e soprattutto una mostra fotografica per ricordare quelli che sono gli scatti della festa. Abbiamo anche ascoltato alcune impressioni, soprattutto per quanto riguarda gli antichi mestieri come quello della lavorazione del legno. Uno degli ultimi, la lavorazione del legno, ci ha svelato un piccolo segreto e soprattutto ci ha detto che con questo mestiere certamente non si può vivere. Un mestolo da pezzo grezzo che da bruciare, diciamo, il prodotto quasi finito, diciamo, sgrossato alla meglio per la casa, diciamo. Per che tipo di legno è? Faggio, questo qua è faggio. Faggio acero si usa la maggior parte per gli utensili da cucina. Quanto tempo ci vuole per realizzare questo utensile? Ci vuole un po' di tempo, ci vorrebbe quasi una giornata, mezza giornata. Questo è un hobby, non si può lavorare il legno, diciamo, e vivere con questo. Non c'è mercato, non c'è nessuna sovvenzione. Se uno non va a lavorare non può fare il cucciare per casa. Cioè. È la parte, possiamo dire, popolare della festa, no? Dopo il sacro c'è la parte popolare con i balli, i canti sul tamburo, che sono l'essenza della nostra città e di tutte le persone che seguono la musica popolare in Campania, posso dire, e non solo. Stasera c'è pure l'aspetto culinario. Sicuramente quello serve ad addolcire un po' le persone, ad accompagnarle in questa serata con un buon piatto di pasta, un bicchiere di vino. Questo cortile è anche un po' particolare perché qua c'è la sede degli Ultras, noi siamo stati 15 anni qua. Io insieme a Mimmo ho fatto due volte il Tosello con lui, 2008-2009, 2009-2010. E adesso questa rivisitazione è proprio per questo, per far conoscere il luogo. Noi siamo sicuramente già in festa, soprattutto i devoti, i ragazzi che fanno i toselli, già da adesso a qualche giorno inizieremo a lavorare sodo fino a quella data che sappiamo tutti, il 28 aprile. Invito tutta la popolazione, tutto il mondo ad esserci. In questo vicoletto abbiamo rappresentato chi fa la lavorazione del cuoio, chi lavora il legno. Chi lavora il legno e crea degli utensili che si facevano una volta per la cucina e poi abbiamo alcuni signori che lavorano i tamburi e le castagnette. E infatti con ciò voglio cogliere l'occasione per invitarvi da martedì prossimo al corso che teniamo al Forum dei Giovani, corso di ballo popolare, e che da martedì prossimo appunto riprenderemo. Cavallo mio bello ce l'hai là sulla ghiera, cavallo mio bello ce l'hai là sulla ghiera.